dal raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Accenture SPA, capogruppo mandataria, da Accenture Technology Solutions SRL, mandante, Telecom Italia SPA, mandante, che è subentrato a seguito di una gara europea al Cineca Consorzio Interuniversitario. Peraltro, essendo tale rapporto di servizio ormai giunto alla scadenza contrattuale, la gestione dei sistemi informatici dell'AIFA è attualmente oggetto di una gara europea, il cui espletamento è stato affidato alla Consip SPA e i cui dettagli sono consultabili al seguente link della Consip: http://www.consip.it, gare bande storiche, gare 2015, gare 005. Tutti questi numeri e tutte queste lettere, ovviamente, l'onorevole Grillo li potrà leggere più comodamente sul testo scritto. Grazie. Grazie, sottosegretario. La deputata Grillo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza. Prego, onorevole. No, ovviamente non sono soddisfatta e adesso spiego tutti i motivi per cui non sono soddisfatta. Allora, in relazione, cerco di andare per ordine ed anche a memoria, visto che non ho il testo davanti della risposta del sottosegretario. Allora, partiamo dalla sentenza 04538-2015 della sezione terza quater che ho stampato e ho letto. Questo è un ricorso che è stato proposto dalla GlaxoSmithKline contro l'AIFA e il Ministro della Salute ed è vero anche contro le regioni che non si sono costituite in giudizio. Allora, in questa sentenza, ovviamente noi non abbiamo diciamo, l'atto dell'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi quello che riprende la sentenza da quanto dichiarato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Ci sono dei passaggi che ritengo importante leggere e che rimangano anche agli atti per dimostrare che secondo noi c'è appunto una responsabilità da parte dell'Agenzia del Farmaco. Allora, diciamo, da quello che ha detto il sottosegretario, sembrerebbe che il problema è solamente un problema di trasparenza, anzi vorrei leggere proprio le parole utilizzate, scusate, devo tornare indietro, le parole utilizzate dai giudici del TAR. Allora, ok, perfetto. Quindi in particolare il Tribunale parla di violazione dei principi di trasparenza e del difetto di istruttoria relativamente alla quantificazione della spesa farmaceutica ospedaliera per quanto concerne la mancata corresponsione, dimostrazione dei dati relativi alla distribuzione diretta e alla distribuzione per conto. Quindi mancanza di trasparenza e violazione diciamo, è mancato o errato calcolo appunto di questo benedetto ripiano. Poi a un certo punto l'AIFA per difendersi dice che la normativa vigente non attribuisce all'Agenzia del Farmaco alcun potere di verificare l'esattezza degli importi trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, cosa che mi ha confermato anche nelle sue parole il sottosegretario. Quindi in sostanza le regioni mandano questi dati e nessuno controlla. Cioè, io mi chiedo chi deve controllare. Quindi l'AIFA non è un suo compito controllare se i dati mandati alle regioni sono corretti. Non so, il Ministero della Salute cosa fa? Controlla? C'è qualcuno che vede se questi dati sono corretti? Oppure poi diciamo no, le regioni sono state brutte e cattive che ci hanno mandato i dati sbagliati. Allora, se le aziende farmaceutiche i dati corretti come avete asserito voi ce li hanno, come ce li hanno le aziende farmaceutiche, credo che sia legittimo che li abbiano anche le regioni e che li abbia anche l'Agenzia Italiana del Farmaco. Quindi c'è insomma questo vulnus a questo punto, devo dire, visto che comunque questo governo, questo Ministro della Salute ed anche dell'Economia e delle Finanze, perché loro hanno pure il flusso dei dati, quindi nessuno controlla la correttezza dei dati delle regioni. Quindi, passando oltre, un'altra gravissima ammissione di colpa da parte dell'AIFA, che quindi è il motivo per cui voi sostenete che non abbia voluto fare il ricorso, come a dire, come a dire, le aziende farmaceutiche hanno ragione, peccato che magari lo potevano sapere pure prima che le aziende farmaceutiche avevano ragione e quindi magari evitare che succedesse quello che è successo ed evitare che siamo quasi nel 2016 e siamo fuori dal payback di ripiano di quasi 2 miliardi. Allora,
Sì, tra l'altro, vabbè. Voglio leggere anche questo passaggio, sempre della sentenza. La circostanza addotta dall'Agenzia in ordine alla neutralità sotto il profilo della quantificazione della spesa farmaceutica ospedaliera dell'utilizzo del metodo in questione, cioè del metodo di calcolo, non risulta essere conferente, in quanto il legislatore ha previsto un metodo tassativo al fine del calcolo della suddetta spesa, che non ammette in alcun modo la legittimità di altre metodologie. Quindi anche la doglianza rispetto alla modalità del calcolo è stata accolta perché il legislatore ha detto effettivamente non si può fare un calcolo, diciamo così, generico come ha fatto l'AIFA. Adesso voglio leggere questo passaggio perché è illuminante. La mancata esatta quantificazione del suddetto importo, stiamo parlando sempre dell'importo del payback a carico delle aziende ospedaliere, come esplicitamente ammesso dall'AIFA, è stata imputata al passaggio al nuovo sistema informatico dell'Agenzia avvenuto nel 2013, per quello io vi ho fatto quell'ultima domanda alla quale non mi avete risposto, cioè che vi chiedevo quali erano gli esiti di questo appalto fatto all'Accenture, alla rete di imprese. Quindi dice: al nuovo sistema informatico dell'Agenzia avvenuto nel 2013, che ha impedito temporaneamente di attribuire un valore alle procedure di rimborsabilità condizionata relative alle procedure pertinenti ai trattamenti avviati o conclusi nell'anno 2013 per i medicinali soggetti a monitoraggio tramite registri su piattaforma AIFA o ai trattamenti conclusisi precedentemente, ma le cui procedure di rimborso non erano ancora state evase dalla data del 31-12-2012. Quindi, delle due l'una, o è un problema di questo diciamo, passaggio a questa nuova, diciamo, a questo nuovo sistema informatico, o sono sbagliati i dati delle regioni? Cioè, non possono essere vere entrambe le cose, anche perché se non funzionava questo sistema informatico non eravate in grado di vedere se i dati delle regioni erano corretti. Quindi, insomma, mi sembra che ci sia una responsabilità. Mi chiedo se il direttore generale dell'AIFA questa circostanza, cioè la circostanza che era stato impossibile fare i calcoli correttamente, l'abbia segnalata al Ministero della Salute come circostanza che impediva di fatto di calcolare correttamente questi ripiani, come poi ampiamente dimostrato e documentato in questo ricorso. Poi, continua, la resistente AIFA non ha in alcun modo contestato la ricostruzione ricorsuale, essendosi limitata ad affermare la congruità della somma stimata per la voce de qua e l'esiguità della stessa, pari solamente a meno del 5% dello sfondamento della spesa farmaceutica ospedaliera nazionale. Questo è il non plus ultra, come dire all'azienda farmaceutica: vabbè, ma di che ti lamenti? Ti sto chiedendo alla fine due briciole, come le ho calcolate, non è un problema. Signori, qua, cioè, siamo veramente di fronte a un'approssimatività e a veramente uno scarso impegno. Poi anche, insomma, io mi piacerebbe leggere la difesa da parte degli avvocati dell'AIFA, perché probabilmente questo pool dovrebbe essere rinforzato, perché sono ammissioni di colpa di una gravità, secondo noi, infinita. Allora, questo rispetto al punto relativo alla sentenza, e qua sto citando la sentenza della GlaxoSmith, ricordo che ci sono altre due sentenze che invece fanno riferimento alla trasparenza propriamente e quindi al fatto che le agenzie e le aziende non fossero state, in particolare sono la sentenza 031-57-2015 per un ricorso proposto da Pfizer e AstraZeneca proprio sulla trasparenza. Grava un'altra sentenza invece, addirittura con una questione di legittimità costituzionale sollevata in seguito al ricorso fatto dalla Takeda, e questo riguarda invece proprio il governo perché riguarda un emendamento che voi avete inserito in legge di stabilità, in particolare il 595, con il quale avete previsto che il ripiano del payback per i farmaci innovativi, con un'idea geniale, veramente, devo dire, e mi sembrava ovvio che le aziende facessero ricorso, che questo ripiano dovesse essere poi calcolato anche sulle spalle di quelle aziende farmaceutiche che quel farmaco innovativo non l'avevano messo in commercio. Ma voi non potete chiedere alle aziende che non fanno farmaci innovativi di pagare il payback delle aziende, cioè dei farmaci innovativi proposti da altre aziende. Era chiaro che ci sarebbe stata una questione di legittimità costituzionale, ed infatti avete anche questa spada di Damocle del comma 595 della legge di stabilità che avete approvato voi, quindi c'è anche una responsabilità del governo, oltre che di vigilanza, anche diretta. Guardi, poi sul punto del calcolo
del risparmio ottenibile, sì, vado a concludere. Sul punto del calcolo del risparmio ottenibile con la revisione del prontuario farmaceutico, io vi faccio presente che nella conferenza Stato-Regioni voi avete scritto esattamente che i punti relativi appunto alla, volevo leggere quello che c'era scritto direttamente perché poi comunque che i punti D1, D2 e D3 che erano quelli che riguardavano proprio l'azienda del farmaco, eccolo qua, Governo e Regioni convengono che le misure di cui i punti 01, 02 e 03 devono assicurare un risparmio di almeno 500 milioni di euro. Quindi se l'Agenzia del Farmaco mi dice io non ho potuto perché non c'era un obiettivo economico, ma quali fesserie sta dicendo? L'obiettivo economico era 500 milioni di euro. Adesso voi mi avete detto che di 314 milioni di euro per il 2015 e fino al 2017 di 700 milioni di euro, quindi ciò vorrebbe dire che se 300 sono nel 2015, 2016 e 2017 sono 150 e 150 o più o meno tanto perché la matematica non è un'opinione, adesso stiamo a vedere. Infine sull'ultimo punto, mi permetto di dire che sui farmaci terapeuticamente assimilabili io ci ho fatto una conferenza stampa perché ho detto che era sbagliata quella definizione ed infatti è stata sbagliata perché non ha consentito, ma l'avrebbe potuto consentire perché per esempio gli antibiotici sono una classe terapeuticamente omogenea e non sono stati toccati da questa revisione del prontuario farmaceutico. Quindi se era un errore il Movimento 5 Stelle ve l'avevamo detto. Sui farmaci biotecnologici l'emendamento da Brosio Lettieri al Senato che elevava almeno lo sconto del 20% ha provocato il suo danno, tant'è vero che voi siete riusciti a ottenere sconti tra il 5, il 6 e il 7%, quindi non avete ottenuto il risparmio previsto. Ed infine chiudo sulla Accenture Technology non mi avete risposto, mi avete detto da chi è gestita e da chi che ci sarà una gara, però io vi avevo chiesto gli esiti e ve li avevo chiesti perché nella sentenza del CGA e sono tutti i documenti pubblici c'era scritto che l'AIFA aveva ammesso che c'erano state delle difficoltà con quella gestione informatica e questo problema rimane in piedi. Chiudo dicendo che non si può gestire così un'agenzia dalla quale passano 25-26 miliardi di euro l'anno, quindi quasi un quinto della spesa sanitaria nazionale e che se diciamo, non vi muovete in questa direzione, il Movimento 5 Stelle si muoverà in tutte le direzioni competenti, in tutte le sedi competenti per fare luce e per fare chiarezza su questa gestione. Grazie. Grazie. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti e l'ordine del giorno. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 26 ottobre 2015, ore 15, discussione generale delle mozioni concernenti iniziative per assicurare maggiore trasparenza e partecipazione nelle procedure di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti pubblici. Discussione generale della proposta di legge recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 92, numero 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274. Discussione generale della mozione concernente iniziative volte all'istituzione presso i tribunali ordinari di sezioni specializzate per i processi.